Come vi siete preparati? Come è stata la settimana tipo? No, settimana tipo non se ne parla. Poche ore per tutti, per noi, per l'Atalanta, per tutte le squadre che domani sera si va in campo. Importante il recupero fisico e nervoso. Vediamo domani sera sul campo se questo è stato completo o no. Sarebbe molto importante per sicuramente dimostrare di star bene sotto l'aspetto atletico. Qualche situazione da risolvere dal punto di vista fisico? Assolutamente no, tutto è a posto. No, domani facciamo un'altra piccola rifinitura. Andrea, buongiorno. Oggi abbiamo fatto, sì, una seduta un po' tattica, diciamo questo. Mancherà solo lui in pratica, quindi ancora Manca solo. questo dovrebbe essere È uguale. uguale. È già dato la formazione. No, Adesso adesso sì. sì. Adesso sì. Mister, che Atalante si aspetta di trovare? Squadra molto molto forte. Viene da 2 vittorie di fila. È un complesso pieno di qualità e con la giusta mentalità da quelle 2 cassette che ho visto. Abbinano qualità tecniche importanti, giocatori di esperienza e anche al temperamento di una squadra che serve in questo campionato. È un'Atalanta che ho visto nei primi 2 tempi, sia contro il Torino e Sassuolo soprattutto, che ha dominato, che ha giocato sulla metà campo, solo esclusiva di queste 2 squadre. Poi nel secondo tempo magari ha concesso qualcosa in più, però è una squadra molto molto forte. No, Doni è squalificato, Sì. non gioca. Lui è l'undici dei 2 squalificati. No, no, avevamo la parte tattica di come l'Atalanta sviluppava il gioco, i nostri movimenti, come cercare di sopperire a quello, poi a fare il nostro gioco. Chiaro che si prova qualcosina, è doveroso. Contro queste squadre ancora di più, deve essere una concentrazione molto molto importante, si può sbagliare veramente molto poco. C'è un giocatore dell'Atalanta che preoccupa più di tutti, No, è un complesso che ha tante ottime individualità, però mi ha fatto vedere di essere un collettivo vero, perlomeno questa è l'impressione che ho avuto dai video e lo sta dimostrando il crescendo della squadra perché viene da vittorie belle pulite contro squadre importanti quali Sassuolo e Torino. Decisamente. Penso che lo due così rappresentino come organico veramente le 2 forze sotto profilo dell'organico tecnico superiore a tutto il campionato, nettamente superiore al campionato. Poi la parte dei 90 minuti l'ho giocata, questa è un'altra storia. Sono partiti in stagione con il 4-4-2 e adesso stanno giocando come il nostro 4-3-1-2. Non so se con l'assenza di Doni, io glielo chiedo con l'Antuono chi fa giocare, io non so, so chi gioca dei miei, non so chi gioca di loro. Chi giocherà di nostro? È già detto. La squadra che indicativamente è quella che ha giocato l'altro ieri a Udine, tolto Rudi per squalifica. E giocherà a 5 più. La panchina è equilibrata. No, dovrebbe arrivare se gli aerei non
non hanno ritardi clamorosi, dovrebbe arrivare in tardissima mattinata di domani se viene a sedersi in panchina con noi in questa eventualità. Potrebbe arrivare in panchina se gli aerei non tardano, dovrebbe arrivare verso il mezzogiorno, quindi questo anche è poi ti troverai a affrontare. Botana comunque è apparso domenica molto, molto buono, cioè perché comunque continuo a dire che la partita l'abbiamo vinta non solo grazie a Gonzales, a tutta la squadra, anche a Fontana, perché su 1-3 due interventi miracolosi che potevano riaprire la gara. Quindi ho visto personalmente Fontana in palio. Ha fatto due parate importanti, una nel primo tempo sul 2-0 e una sul 3-1. Magari miracolosi no, ma molto importante sicuramente, sicuramente sì. Gioca lui, sta bene, lo dimostrerà anche domani, speriamo. Mister, se andasse bene domani potrebbe diventare il nuovo titolare o... Non lo so, ma io spero che vada bene. Questi non sono pensieri che mi faccio sinceramente, il pensiero è solo l'Atalanta, non è della formazione della settimana dopo, di tre giorni dopo, di 10 giorni dopo. Sinceramente non ci penso, non ci ho mai pensato. E valuto sempre dopo le prestazioni, quindi non può essere una partita che decido se uno è titolare o meno. Però chiaramente se fa bene sono molto molto felice. Mister, tornando alla gara di Udine, in sala stampa Mister Viviani ha detto delle cose che pensava di raddrizzare la gara, di portare a casa punti da Torino, ma sapeva benissimo che avrebbe perso contro il Novara. È apparso molto arrendevole. Lei ci è apparso molto arrendevole, sapeva già che trovava comunque una squadra che avrebbe reso vita molto difficile al Porto Ruaro, ecco. No, non l'ho sentito e sto sentendo adesso, non so su che base. Forse secondo una logica mia è che quando prepari una partita magari a Porto Guaro o a Torino pensi più a difenderti che ad attaccare, quindi vai tu ad attaccare spazi più ampi. Dovendo fare la partita magari ti puoi rischiare di scoprirti un po' di più, ma presumo che possa essere questo, altrimenti altri motivi o regole non è vero. Molto arrendevole, molto Guarda, è brutto. andato di fatto, il Porto Guaro aveva 10 punti in classifica, ha vinto 3 partite su 3 in casa, aveva messo in difficoltà il Livorno dove ha pareggiato facendo un'ottima partita e ha perso 1-0 Torino pigliando due pali. Io ho visto la partita meritando ampiamente di pareggiare, aggiungo. E quindi non so questa arrendevolezza, io so, guardo la mia squadra, guardo quello che abbiamo fatto noi e questo è quello che mi ha soddisfatto poche ore fa a Udine. La gerarchia dei rigori qual è? Non gliela dico. Il rigorista chi è designato? Non glielo dico. Prevede il rigore? Rigore? No, mi interessava capire perché non ricordo, è morto, morto rigori. Bertani. Ne tiro uno solo alla volta, però. Uno alla volta. Ma ne tirerà sempre lo stesso. Mi aspetto questo, sì. Visto proprio la forza da loro è stata proprio quella di prendere possesso della metà campo avversaria dal primo minuto di gara. Ha fatto sempre partita loro, partita subito, bella, bella tosta, bella forte. E hanno condotto le danze dal primo a perlomeno alla fine del primo tempo, in tutte e due le gare. Quindi mi aspetto che cerchino di fare questo con noi. Noi chiaramente dovremmo evitare tutto questo. Cioè, avreste un impatto forte. Ah, importante, sicuramente. Non di paura, non di tensione, questa sarebbe la cosa più deleteria che può avere la mia squadra. Deve giocare solo tranquilla, serena, consapevole delle proprie forze e consapevole dell'avversario che abbiamo di fronte che ci permetterà di sbagliare molto, molto poco.
dovremmo stare particolarmente attenti, però sempre cercando di fare la partita e non di subirla. Oggi pomeriggio devo chiedere con la tua. No, è una considerazione che mi faccio. Se fino a qualche tempo fa uno incontrava Novara, cioè, Novara, magari poteva. Ma qualche messaggio che ci snobbano ci è arrivato, ma non ci preoccupa, siamo contenti. Dalla Taranta? Ma qualcuno che ha detto delle dichiarazioni, non lo so, qualche collega vostro, io non lo so, io spero. Del momento bisogna essere in tanti momenti. Oggi è la squadra del momento, tre giorni fa eravamo in crisi, come la spieghiamo?